Ciao, sono la Paola del futuro e mentre montavo questo video non vi ho fatto vedere gli orecchini, ma siccome sono sicura che me le chiederete, quindi prima di partire al video vero e proprio, vi voglio dire che questi orecchini me li ha fatti una ragazza completamente a mano. Se mai vi lascio la sua pagina Instagram nell'info box, ma fa delle cose super, super, super carine. Niente, volevo dirvi questo, un bacione e vi lascio il video. Ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi farò vedere un po' di prodottini che ho promosso, bocciato in quest'ultimo periodo. Ne ho provati veramente tanti, sia di make-up, ma ho finito anche diverse cosine per quanto riguarda le unghie, quindi bando alle ciance, partiamo perché il video sarà lunghissimo. Partiamo con dei prodotti make-up. Allora, voglio promuovere due fondotinta che ho preso a inizio estate e mi sono trovata da Dio. Allora, il primo sto parlando del Cover e Perfect di Debbie. Ah, scusate le unghie, ma ultimamente ci sto facendo un po' di prove, quindi in condizioni un po' pietose, ma passatemela. E niente, tornando al fondotinta, ho preso il numero 2. Pensavo fosse chiarissima e invece è perfetta perché ossida un pochino. Quindi se lo prendete fate attenzione perché ossida, ma è perfetto per me per questa stagione. Via, non proprio quando sono super abbronzata, ma quando sono così un po' sallavatina, è perfetto. È super coprente, è quello che ho oggi, è super coprente e nonostante sia bello full coverage non va ad appesantire la pelle, quindi io adoro e costa pochissimo, sembra che costi sulle 10 euro, veramente ottimo, ottimo prodotto, se vi capita prendetelo perché è buonissimo. Un altro fondotinta che ho provato è questo qui di L'Oreal. Francamente ho sbagliato perché volevo provare quello col tappo rosso. E invece ho sbagliato, pensavo fosse questo, invece poi era quella col tappo rosso, quello che volevo provare, quindi va bene. Però mi sono trovata super bene, perché allora, non lo consiglio assolutamente alle pelli grasse, io ho una pelle secca, perché all'interno ha delle microperlescenze che va a illuminare il viso, io lo trovo veramente bello, ha una texture molto leggera, non è un effetto super coprente, però insomma arriva ad avere una media coprenza. E mi piace ed è veramente tanto. Io ho preso la colorazione numero 2, Vanilla, ed è veramente ottimo. Dura su tutto il giorno, non appesantisce, insomma, mi piace veramente tanto. Qui parliamo sempre di trucco e poi passiamo un po' di unghie. Vi voglio promuovere questo qua, il cream di Fenty Beauty. Praticamente è lui, se riesco ad aprirlo. Eccolo qua, infatti è un po' scavicchiato perché l'ho usato veramente tanto. Io l'ho preso nella colorazione numero 2 e anche questo è stupendo, veramente. Si sfuma in tempo di 2 secondi. Forse, essendo abituata a quello di Huda, è un pochino meno pigmentato, ecco. E è più modulabile, nel senso perché potete modularlo, quindi potete avere un leggero contouring come abbondare e avere proprio una bella sfumatura. Quindi lo trovo un ottimo prodotto. Se devo scegliere tra i due, preferisco quello di Huda. Mi piace un pochino di più perché è più pigmentato, però questo qua io devo dire che mi sono trovata super, super, super bene. Quindi ottimo prodotto veramente. Allora, un altro, sempre parlando di bronzing, è le Skin Bronzing di Nabla. Sono usciti quest'estate, io l'ho preso nella colorazione Ambra, che dovrebbe essere la numero 1 se non sbaglio, e è bellissimo. Come vedete l'ho consumato parecchio. Allora, mi piace tanto, per i miei gusti è poco pigmentato, preferivo fosse un pochino più, rilasciasse subito un po' di colore, invece devo andare a stratificare parecchio. E quindi fa sì che il prodotto ovviamente si consumi più velocemente. Però tutto sommato a me mi è piaciuto, non posso dire che sia un brutto prodotto, ha solamente questa piccola pecca che l'avrei fatto un pochino più pigmentato. Ora non so come sono le altre colorazioni, però io ero andata su questa chiara perché pensavo bastasse, invece se prendevo anche quella un pochino più scura, secondo me poteva andare, però ottimi prodotti. Poi passiamo alle unghie. Allora, devo strapromuovere una collezione uscita da Valentina Petrocco in collaborazione con l'Acvid. Bellini, guardate, c'è anche, non so se mette a fuoco, comunque qua c'è scritto Valentina Petrocco e penso che sia una soddisfazione unica vedere proprio sulla boccetta del colore il proprio nome.
e insomma sono contenta per lei. E niente, che dire, questa collezione mi è strapiaciuta, sono colori super pigmentati, anzi anche troppo pigmentati secondo me, specialmente i rossi, dovete andare a levare un po' di dispersioni prima di andare a sigillare, perché sennò vi sporca tutto il pennellino del sigillante. Quindi con un pennello asciutto e pulito magari andate a levare un po' di dispersione, o comunque sia con un pad pulito, e poi andate a sigillare, però niente da dire. Sono veramente degli ottimi colori, ottimi colori. Ne sono usciti qua 5, quindi se fossero sempre disponibili, almeno uno prendetelo perché veramente merita, merita davvero. Poi in tal caso vi lascio sotto nell'info box, dove vi faccio vedere i colori nel dettaglio, così almeno ne vedete. Altro prodotto che mi è strapiaciuto, e che sono rimasta un po' stupita perché l'azienda mi sapeva un po' di cinesata, e invece sono rimasta a bocca aperta. E sto parlando dei prodotti di Michelle Nails. Ora voglio provarne altri. Ho provato i colori e mi piacciono tantissimo. Ho provato questo effetto, l'effetto crack, ed è bellissimo, veramente bellissimo. Ora qua se riesco vi mando una foto, insomma un lavoro su cui ho fatto questo tipo di effetto, e mi è piaciuto veramente tanto, semplice da fare, viene subito al primo colpo, quindi ottimi prodotti, sicuramente proverò altre cosine dell'azienda. Torniamo al make-up. Allora, questi qui l'ho comprati da poco, ma cioè, mi è bastato una volta per dire sì, ok, questi sono i pennelli più belli del mondo, e sto parlando dei pennelli di Puro Bio. Ragazzi, li avevo già provati, ho già qualche pezzettino dei pennelli di Puro Bio, ma questi qui mi intrigavano parecchio. Questo qua per il contouring in crema, mentre questo per la cipria o per il contouring bronzing, insomma, più che contouring e bronzing, in polvere. Devo dire, sono ottime. Questo qua per il contouring in crema che ho usato anche oggi sfuma da Dio, cioè riuscite ad essere comunque sia abbastanza precise, potete andare a sfumare più, essere un pochino più ampie. È veramente ottimo, concentra bene il prodotto perché è abbastanza fitto come setole, e adoro. Questo qua è il numero 11, cioè veramente, secondo me a livello di qualità-prezzo i pennelli Puro Bio sono il top. Anche questo mi sono trovata bene. Questo qua l'ho usato sia per il fatto che le vedete sporche perché lo usate oggi per fare questo look. E dicevo, questo qua l'ho usato sia per settare tutta la base, quindi con cipria, fantastico, perché è molto fluffy, quindi molto morbido, non ha setole fitte, e quindi per me che ho la pelle abbastanza secca va a rilasciare uno strato di cipria molto soft, quindi mi piace davvero tanto. E poi l'ho usato successivamente per ripassare il bronzing barra contouring in crema, quindi no, sono spiegata male, per ripassare il bronzing che ho fatto in crema con la polvere. E quindi ottimo, ottimo, ottimo prodotto, veramente mi è piaciuto tantissimo. Cioè, potete essere sia precise nella zona qua vicino all'attaccatore dei capelli, e potete essere un pochino più ampio. Cioè, adoro, niente da fare, i pennelli di Puro Bio sono il top, secondo me, li adoro veramente. Parliamo ancora di make-up. Allora, strapromuovo questa matita qua per sopracciglia, che è la matita di Astra, la Geisha Brows. Io l'ho presa nella colorazione numero 02, Ask Blonde. Allora, da una parte ha lo scovolino per pettinarle, e dall'altra ha la mina sottile come mi piacciono a me. Vedete? Allora, questa matita è ottima, costa una stupidata, mi sembra di averla pagata, boh, 3 euro forse, non lo ricordo nemmeno. Comunque, in tal caso, se riesco, vi metto il link giù della matitina. E è ottima, ottima, perché potete andare a disegnare i vostri pelettini, potete andare a fare bene la parte sottostante del sopracciglio, insomma mi piace veramente tanto. E una volta che si asciuga, che si fissa, non la muovete più, quindi vi rimane tutto il giorno, veramente ottima matita. Poi voglio strapromuovere questi qua, questi rossetti di We Makeup. Allora, io non avevo mai provato i rossetti di We Makeup, poi ci fu una promozione con matita e rossetto, quindi acquistai sia matita che rossetto. Ora la matita non l'ho presa, però sono straottime, promosse anche le matite. Allora, io ne ho presi 4-5, e a parte il pack, guardate, praticamente sopra ha tutto inciso We Makeup sul bullet, cioè meraviglioso.
E niente, che dire, questi rossetti sono super cremosi, però non vanno a sbordare, quindi rimangono lì perfettamente per tutto il giorno. Poi tra l'altro ha la matita abbinata, quindi io adoro le aziende che fanno il rossetto abbinato alla matita, perché io senza matita non sono buona a darmi rossetto. Perciò veramente We Makeup mi ha stupito. Questi qui sono gli IF Lipstick. Ha un'ottima durata perché io ci ho mangiato, ci ho bevuto e nonostante tutto il rossetto era sempre lì, veramente non sto scherzando. Però ovviamente è più lucido e non è super opaco come magari possono essere ovviamente le tinte labbra. Però ottimi, ottimi prodotti. Poi, voglio strapromuovere, allora, questo mascara che mi è piaciuto veramente tanto e sto parlando sempre di Astra. Diciamo che Astra è un brand super low cost, ma che fa delle chicche, cioè veramente da avere, secondo me, se proprio vi piace il make-up, da avere, veramente. Allora, questo qua è il mascara ultra volumizzante, quindi lui. Lo scovolino è fatto così. E mi è piaciuto, io adoro questi tipi di scovolina clessidra e mi è veramente piaciuto. Ne sono usciti quattro se non sbaglio, insomma uno allunga, uno in curva, uno insomma, eccetera eccetera, e questo è veramente veramente bello. Quindi anche questo qua pagato era Moffetto, ho pagato 3. Anche questo qua era un'offerta, l'ho pagato 3 euro, 2,99 euro, insomma roba del genere, veramente per 2,99 euro, cioè questa è la vita. Veramente ottimo prodotto. Ok, torniamo alle unghie. Allora, voglio promuovere questo qua, allora, che è un gel builder, il Camouflage Hard Nude di Moda Unghia. Questa è la colorazione. Devo dire che mi è piaciuta molto, sia la colorazione sia la lavorazione. Dura tranquillamente su tutto. Insomma, su quasi tutte le clienti, devo dare una piccola pecca, cioè che oltre al fatto che brucia veramente tantissimo, però anche quella cosa lì è soggettiva, perché ho visto che su alcune bruciava tanto, su altre invece era super sopportabile, quindi quella è una cosa abbastanza soggettiva. Ma una volta che si polimerizza, il prodotto rimane abbastanza durino, quindi anche la limatura non è poi così super scorrevole, cioè si lima, perché si lima, per carità. Ne ho sentiti molti più duri, però sento che fa più attrito con la lima. E anche il discorso che sia abbastanza rigido una volta polimerizzato fa sì che non sia proprio adatto a tutte le tipologie di unghie. Quindi ottima la stesura, ottima la colorazione, però dovrebbero fare un facsimile. Ma che sia un pochino più elastico, secondo me, e sarebbe perfetto. Però ovviamente niente da dire, è un ottimo prodotto, ovviamente va usato sulle unghie giuste. Diciamo che è un prodotto che non è molto versatile per tutte le tipologie di unghie, ecco, per questa particolarità che rimane molto rigido. Però non mi sento di bocciarlo perché mi piace molto. Allora, poi vi ho fatto vedere tutto, sì, anzi al caso poi mi sono fatta anche un fogliettino perché alcune cose le ho finite da mo' e avevo paura di non ricordarmelo. Quindi andiamo avanti, voglio strapromuovere questo struccante di Mulac che è Lack Off. Allora, vediamo un po' se qui avevo scritto qualcosa nello specifico. Qui dico, allora, stupendo, strucca da Dio, non brucia gli occhi, la pelle non tira, ma si sente idratata, e sicuramente lo ricomprerò anche scritto. Sì, confermo, riconfermo che mi sono trovata veramente bene, strucca benissimo, anche i look molto strong, non va a bruciare gli occhi, ma veramente non brucia gli occhi. E poi la cosa che mi piace tantissimo è che no, una volta struccata non ti senti tirare la pelle, cosa che me lo fa con diversi struccanti. Quindi questo qui ha un costo, mi sembra, di 11 o 12 euro, non me lo ricordo, praticamente è 100 ml. Il costo, insomma, non è proprio bassino, però devo ammettere che a me mi è piaciuto e sicuramente quando dovrò rifare un altro ordine per altre cose su Mulac, lo ricomprerò sicuramente. Tornerà nel mio carrello. Allora, andiamo avanti. Poi, questa maschera. Allora, questa maschera qui l'ho trovata nella box di Look Fantastic, è una maschera per i capelli. Ragazze, cioè, non fa niente. Niente. Nulla. La metto e ho i capelli più secchi di prima. Quindi comunque è lei. E
E l'ho finita perché meno male era piccolina, l'ho voluta finire, l'ho riprovata e riprovata, cioè veramente oscena sta maschera, quindi super bocciata. Forse l'avevo messa sì, anche qua, è durata poco. Fa la stessa cosa, sì, giusto. Qui specifichiamo che fa la stessa cosa di un balsamo super economico addirittura. Le punte erano secche e secche sono rimaste, quindi bocciata. Proseguiamo. Allora, abbiamo questa qua, che è praticamente una crema notte. Qui dice crema rigenerante notte e la sto finendo, non l'ho qui ora, qui c'ho solamente la scatolina, l'ho in bagno perché me ne manca pochissima. Allora, questo è un prodotto sempre che ho trovato in Look Fantastic. Allora, a livello di idratazione, a parte che qua non dice che idrata, no, perché comunque sia una volta che me la do si assorbe completamente. E non, proprio non rimane niente in superficie della pelle, quindi non vi sentite la pelle super idratata. Io francamente non so se rigenera la notte, però boh, non ho visto niente di così tanto particolare, perciò è una crema che non ricomprerò. Non mi piace nemmeno l'odore, insomma, francamente non mi ha fatto impazzire, però niente, via, non mi è piaciuta. Non la ricomprerò. Allora, passiamo ad una maschera idratante e sto parlando di lei, che è la maschera di Artistry. È la maschera idratante, l'ho terminata, praticamente era colore verde. Allora, questa maschera mi è piaciuta. Questa qui ha un costo di 40-44 euro se non sbaglio. Allora, non mi è dispiaciuta, è un'ottima maschera, però secondo me idrata perché idrata, ma ci sono maschere anche forse un pochino meno che idratano anche un pochino di più. Quindi sì, mi è piaciuta, ma insomma, per il prezzo che ha, forse pretendevo proprio un'idratazione super. Cioè, io quando me la levavo vedevo la pelle più tonica, più luminosa, più rimpolpata, quindi anche un pochino più idratata. Però dopo poco l'effetto poi mi svaniva. Invece, magari tante altre maschere, magari qualche giorno me la sento sempre bella idratata. Questa lì per lì, e poi nei giorni successivi svaniva un po' l'effetto, ecco, di pelle idratata. Però insomma è uno sni, è uno sni perché sì, mi è piaciuta, ma non per quello che costa. Torniamo alle unghie. Allora, strapromuovo la base di Karma Nail, sto parlando dell'Ultra Bond Base, mi è piaciuta, che dire, non mi ha mai dato problemi. La trovo veramente ottima, sia con tutti i prodotti Karma Nail, ma anche con altri costruttori che non sono dell'azienda. Quindi io francamente l'ho trovato veramente un ottimo prodotto, quindi super promossa. Poi finalmente ce l'ho fatta a finire il costruttore Infinity. Allora, come vedete, questa qui è l'etichetta che è del Medioevo, quindi insomma è un prodotto abbastanza antiquato, ma non riuscivo a finirlo perché ora non so com'è la formulazione di Infinity, ma una volta era super densa e quindi la usavo e l'ho usata per fare allungamenti. Quindi sono riuscita a finire ora perché ho avuto il boom dopo praticamente il Covid, dopo la quarantena, di ricostruire praticamente tutte le mie clienti, perciò sono riuscita a terminarlo. E a livello di ricostruzione devo dire che a me questo prodotto mi è piaciuto. Non mi è dispiaciuto perché era, perché non so se è ancora così denso. Era molto denso, quindi riuscivi a fare veramente una bella struttura in allungamento. Per quello mi è piaciuto, brucicchia, ripeto, non so com'è ora, ma questo qui bruciava come la morte, però in allungamento, essendoci poco prodotto, si poteva fare. Non so se lo ricomprerò perché, come ho già ripetuto tante volte, il problema di passione unghie è che spesso ti piace un prodotto, lo ricompri e non è il solito prodotto. Quindi non so come mai succedono queste cose, ma spesso le formulazioni da un barattolo all'altro cambiano. Quindi ho quasi paura a riprenderlo. Vabbè, comunque sia, questo qui era un ottimo prodotto. La pinzatura la teneva abbastanza bene. E niente, dai, questo piccolo barattolino lo devo promuovere. Anzi, fatemi sapere se in tal caso è cambiata la formulazione, perché poi avevo sentito che ora era più liquido. Insomma, c'erano stati un po' dei problemini con questo costruttore. Quindi fatemi sapere nei miei commenti se è cambiato, ma questo era veramente denso. Allora, vi voglio promuovere questo prodotto che è un tonico idratante anti-age, eccolo qua, di questa azienda. Allora, io questo qua l'ho trovato sempre in una box di Look Fantastic.
E mi è strapiaciuto, cioè veramente io questo tonico l'ho trovato super idratante, cioè quando me lo davo mi piaceva proprio la sensazione che mi dava sulla pelle, mi sentivo rinfrescare, mi sentivo idratare, quindi sicuramente questo prodotto, questo tonico qua, appena ne smaltirò alcuni, lo ricomprerò perché mi è davvero piaciuto, non so se si trova anche nei negozi, anzi fatemi sapere se si trova da qualche parte, tipo Acqua e Sapone, insomma, Tigotà, insomma, se ci sono nei negozi fisici. Perché questo mi è davvero piaciuto. E non so se proverò anche altre cose di questa linea, ma veramente ottimo perché alla pelle secca io mi sono trovata molto molto bene. Vi dico pelle secca, sicuramente lo potete usare anche su una pelle grassa, magari più d'inverno, perché idrata abbastanza questo tonico, quindi ottimo prodotto, veramente. Poi invece un altro prodottino che ho sempre trovato nella box di Look Fantastic, ma che straboccio, è questo qui che è il Lippi, insomma questo qua, tint, praticamente è un balsamo labbra leggermente pigmentato, cioè a livello di balsamo labbra non fa niente, veramente niente, è carino perché dà questo leggero colore alle labbra, leggermente rosatino, quindi può essere carino, ma se pensate di andare a idratare le labbra con questo coso, no, veramente no, non mi è piaciuto, super bocciato. Poi, allora, un contorno occhi che è abbastanza high cost, ma che promuovo perché mi è piaciuto. Sto parlando di lui, della linea Artistry, e è questa qua della linea un pochino più per pelli mature, ecco. Ma siccome io avendo un contorno occhio parecchio secco, in inverno ho detto no, vabbè, devo provarlo. È finito ovviamente, e vedere se mi aiuta. Effettivamente non fa il miracolo perché nessuna crema fa il miracolo, ma se voi fate un occhio e l'altro lo lasciate senza crema, vedete che già vi appiana le rughettine. Ovviamente non ve le fa sparire, è un effetto che poi se non continuate a darvela poi sparisce, parliamoci chiaro, però va veramente a nutrire bene il contorno occhi, mi è stra piaciuto. Quindi, allora, queste linee qua di Artistry sono rivendute da Amway, quindi dovete avere un rivenditore che vi venda appunto queste cose perché non le trovate online oppure nei negozi fisici. Io, per esempio, mi sono iscritta, quindi sono rivenditore, perciò me le compro e niente. Quindi, se avete un rivenditore da voi, ora penso che poi non so se hanno fatto anche il sito online, però in tal caso se l'avessero fatto ve lo lascio tutto nell'info box, ecco. Però queste qua, se avete problemi di contorno occhi parecchio secco, prendetelo perché veramente merita. Costa un po' perché costa sulle 58 euro e sono, non mi ricordo quanti ml, io non ci leggo ora qui. Comunque vabbè, saranno i classici 30 ml. Fate conto che comunque sia, io questo qua mi è durato 8 mesi, perché ne basta veramente una puntina per andare a fare tutto il contorno occhi, quindi vi dura una vita e mezzo. E l'ultima cosa di skincare, poi vi passo agli ultimi due prodotti per quanto riguarda le unghie, questa crema qua di Evrocher, che è quella col tappo rosso, Plumping Care con l'SPF 20 all'interno. Questa è una crema giorno e l'ho usata praticamente nel periodo primaverile, finché poi insomma quando l'ho finita, appunto da giorno, perché all'interno ha questa SPF. Allora, mi è piaciuta, niente di eclatante, però insomma fa il suo, fa veramente il suo, è ottima anche sotto il make-up, non mi ha dato fastidio. E idrata abbastanza, insomma, mi è piaciuta, quindi promuovo anche questa. Promuovo, ormai lo sapete da una vita e mezzo, che il Frozen Pink di Passione Unghie è il prodotto, è il gel costruttore che io uso d'estate. Uso lui. Allora, quest'anno devo dire che ho un po' alternato perché sono usciti anche questi costruttori in boccetta, che devo dire mi sono piaciuti tanto per effettuare il refill, perché vado a mettere il mio prodottino nel girocuticolo e basta, stop, finito lì. Cioè vado a riempire praticamente la ricrescita. E anche con quelli mi sono trovata super bene, infatti poi dopo vi mostrerò alcuni prodottini. Però di solito il costruttore che uso in estate è Frozen Pink. Mi piace perché non si muove dove lo mettete sta. Si modella da Dio perché è super morbido una volta che è andata a modellarlo. Si lima da Dio, cioè proprio la lima va da sé. E non brucia in lampada, o se brucia, cioè scalda proprio leggermente. Ha una colorazione rosa molto naturale, che anche quella mi piace. Tra l'altro, col Frozen Pink ci faccio anche il Baby Boomer.
E niente, mi è piaciuto. Allora, c'ha un'unica pecca che vi devo dire, ci mette un po' ad asciugare. Quindi dovete stare attenti di fare proprio un bel giro di lampada di 2 minuti totali, cioè una volta che avete finito tutte e 10 l'unghia fate mettere in lampada e fate un rodaggio di 2 minuti in maniera che il prodotto asciughi benissimo. E infatti non è un prodotto che uso in inverno perché in inverno francamente qualche problemino me l'ha dato a livello di asciugatura essendo un po' più fredda la temperatura esterna, quindi dovevo tenerlo di più in lampada, insomma era un pochino più lungo come prodotto, ma in estate per me Frozen Pink è top, se anche qua non cambiano la formulazione. Poi allora, costruttore sempre di passione unghie, il Pink Extra Cover, anche questo mi è piaciuto, questo qua lo potete usare per farci muretti, per struttura, per allungamento, l'ho usato davvero per tutto e veramente mi è piaciuto. Ottimo, anche la colorazione forse è leggermente scurina rispetto ai classici, insomma, cover, però, cioè al classico cover che ho io, il cover refill ad esempio, è un pochino più scuro come colorazione, ma devo dire che mi è piaciuto. L'ho usato anche in fase di refill, ottimo prodotto, anche questo non mi ha dato nessun tipo di problema. In estate è stato ottimo perché appunto non cola da nessuna parte e anche questo a livello di calore scalda poco. Ripeto che il calore comunque sia molto soggettivo. Allora, invece, un costruttore sempre di passione unghie che boccio è lui, è il Pinky Builder. Allora, lo boccio perché, allora, a me francamente il Pinky Builder mi piaceva. Ho comprato questo barattolone da 50 ml, ma perché ho sbagliato, invece di prendere Frozen Pink, ho ordinato il Pinky Builder. E mi dà un po' di problemi di sollevamento, io non so perché. Cioè, lo stendo, lo polimerizzo, vado a limare la struttura. E già dopo aver limato la struttura vedo in alcuni angolini del giro cuticole dei sollevamenti. E purtroppo a volte i costruttori di passione unghie danno questo problema. Io non so come mai, ma a volte lo danno. Cioè, anche il solito costruttore, magari una volta non dà nessun tipo di problema, lo ricompri e dà questo problema. Io non so perché. E quindi niente, lo sto usando perché lo voglio finire e usare, perché poi non è che una volta che c'è quella piccola sbollaturina, non è che poi si ingrandisce e si stacca l'unghia, però francamente mi gira mandarvi la cliente con la sbollaturina lì dalla parte. Quindi cosa faccio? Levo il prodotto, rimetto il pezzettino di insomma di preparatori in quell'angolino e ci rimetto un pochino di gel, ma io non posso rompermi l'anima così. Cioè io se un prodotto mi sono trovata bene, voglio che quando lo ricompro quel prodotto sia sempre il solito, perché sennò mi imbestialisco. Quindi questo qua mi dispiace, ma lo boccio per questo motivo. Allora, ultimo prodotto che vi strapromuovo anche questo, sto parlando praticamente di tutti i quick builder di Libra Nails. Allora, questi qui mi sono stati inviati dall'azienda e insomma l'ho provati, riprovati, riprovati, visto che tra l'altro ho avuto anche molte richieste insomma di questo semipermanente rinforzato, che io non capisco il senso, però vabbè, va di moda e quindi dobbiamo adeguarci alle mode. E mi è piaciuto, mi sono piaciuti, mi sono veramente, veramente piaciuti. Ho provato tutte e due le colorazioni, quindi la Rose Quartz e la Strawberry Milk. Eccole qua e ottimi. Ottimo, allora le colorazioni non mi fanno impazzire perché questa qui che è la Rose Quartz, una volta poi stesa sull'unghia è abbastanza scurina, quindi la colorazione non mi ha fatto impazzire. Idem questo qua che praticamente è color maialino, c'è chi piace e c'è chi ci fa tutta praticamente la struttura, ma a me non mi fa impazzire, ecco. Mentre ora, visto che sono uscite delle nuove basi, con i colori molto più neutri, molto più belli, quindi l'azienda non so se me le manderà, ma penso che se me le voleva mandare me le aveva già mandati, quindi in tal caso più avanti ne proverò alcune per vi farò sapere se le colorazioni sono molto belle, ecco. Comunque sia, promuovo anche la Rubber Base, questa qua, che è per il classico semipermanente. Anche con questa mi sono trovata bene, anche perché ha una consistenza abbastanza densa. Vedete?
Quindi insomma va veramente a dare rinforzo all'unghia pur stendendolo a smalto, quindi ottima. Allora, per quanto riguarda invece il No Wipe Top Coat, il Glossy Finish, sì, carino, fa il suo lavoro, lo uso più che altro sul semipermanente perché ha una consistenza molto sottile, come vi ho già detto, a me le consistenze super sottili non mi fanno impazzire, quindi una volta che l'ho steso il prodotto rimane molto sottile e quindi lo preferisco su un semipermanente classico, però rimane lucido e non dà problemi, tranne che dovete stare attenti se stendete dei colori che rilasciano molta dispersione, di andare a togliere prima la dispersione in eccesso e poi andare a stendere lui, perché se no, quando lo stendete tende a fare delle bollicine, tende ad aprirsi, a fare delle chiazzettine dove il sigillante si ritira. Quindi fate attenzione a questo particolare. I loro colori. Allora, i loro colori mi sono piaciuti tutti, super pigmentati, super coprenti, si stendono da Dio. Belli, 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 belli. In questo caso vi faccio vedere questo rosso che l'ho strausato. I colori sono veramente stupendi, mi sono super piaciuti. Poi, come vi ho già detto, anche qua se mai vi lascio il video nell'info box dove ve le faccio vedere nel dettaglio, il pack è molto elegante, semplice ma elegante, molto carino. Ragazze, bene, io penso di avervi detto tutto, insomma, vi ho fatto vedere un bel po' di prodotti, ne avrei tanti altri, ma non posso metterli tutti insieme perché sennò viene un video di, non so, di un'ora. Spero che questi video, insomma, vi siano utili anche per vedere un po' di cosine che ho provato e, insomma, che vi piacciono e non. Vi mando un mega bacione e al prossimo video. Ciao ciao!